Buongiorno a tutti, oggi siamo in collegamento con Nicola Tondini, che è ideatore, socio e direttore della palestra arrampicata King Rock, della palestra arrampicata e dell'associazione sportiva. Buongiorno Nicola. Grazie Buongiorno, ciao a tutti. per la disponibilità, per aver accettato il nostro invito. E oggi con Nicola ci piacerebbe parlare di sport e giovani. Perché? Perché l'associazione e la palestra sportiva King Rock coinvolge da ormai 15 anni, dal 2006, ogni anno un numero crescente di giovani. Allora, Nicola, appunto, parto subito con la prima domanda. Io so che appunto King Rock ormai da 15 anni si può dire che è un punto di riferimento a Verona per gli appassionati dell'arrampicata. Ci vuoi raccontare com'è nato questo progetto e poi come si è sviluppato negli anni? Sì, allora, il progetto sì, è nato, ci abbiamo cominciato a pensare alla fine del 2006, principalmente io e uno degli altri soci attuali, che è Giovanni Straparava. Così, finché arrampicavamo in falesia, io al tempo ero già un responsabile del gruppo di guide di X-Mountain. Facevamo tanti corsi di arrampicata, volevamo un posto dove poter sviluppare questa cosa in maniera molto più grande. Già seguivamo dei giovani, anche la fascia giovanile, e collaboravamo già con delle scuole. C'era una bella comunità di arrampicatori a Verona e quindi abbiamo un po' unito le forze per creare un luogo che fosse un punto di incontro tra tutti gli appassionati. E posto dove anche poter incrociare atleti forti, provenienti magari da altre città, altre zone, e soprattutto avviare a questo sport giovani, adulti, un po' tutti. Questa è stata un po' la partenza, che poi è stata ufficialmente inaugurato ad ottobre del 2008. Si è subito avuto una bella crescita di frequentatori, che poi per un po' di anni, dopo la crescita esponenziale, diciamo, si era leggermente fermata, ma era da 3-4 anni, cioè dal 2016-17 fino al 2020, diciamo, prima che scoppiasse la pandemia, che avevamo una crescita di nuovo molto importante, tanto da farci pensare a sviluppi futuri. Ecco, parliamo proprio di questa crescita che è stata appunto costante negli anni, al di là di un momento di stabilizzazione che c'è sempre, ecco. E una crescita anche nel coinvolgimento dei più giovani, che è una delle vostre mission, diciamo. E volevo chiederti, Nicola, quanti giovani più o meno siete riusciti a coinvolgere, ovviamente prima della chiusura forzata, e poi soprattutto che metodo, insomma, in che modo insegnate loro l'arrampicata, che non è uno sport banale, ecco. Allora, grazie della domanda. Noi ogni anno coinvolgiamo con le nostre attività corsi di arrampicata, divisi per vari livelli, per varie fasce di età, quasi 650-700 ragazzi. Diciamo che ogni quadrimestre ne abbiamo attivi più di 400, insomma. Poi c'è qualcuno che continua negli anni, qualcuno che viene solo a provare, ma questi qui sono i numeri. Ma il contatto con i giovani che abbiamo avviene anche attraverso le scuole, collaborazione che è iniziata veramente tanti anni fa, parlo già prima della fine degli anni 90, quando ho iniziato la mia attività di guida alpina qui a Verona. E negli ultimi, cioè prima della chiusura, facevamo quasi 3.000-4.000 studenti all'anno che venivano a fare delle prove di arrampicata. Era una formula a un prezzo veramente
basso fatto apposta per le scuole, che permetteva però di vivere a tante classi questa esperienza, che comunque, anche a detta degli insegnanti, risultava essere molto educativa per la classe stessa, insomma, per ogni ragazzo. Noi i ragazzi li prendiamo dai 4 anni, fino, diciamo, alla fine delle superiori, e abbiamo istruttori e programmi dedicati per ogni fascia d'età. Quindi ci sono programmi specifici per i più piccolini, piccolissimi, che chiamiamo baby, poi per i kids, i baby sono i 4 anni, i kids dei 5-6, poi abbiamo un'altra tipologia di attività per tutta la fascia delle elementari, che chiamiamo under 11, e poi per la fascia delle medie e per la fascia delle superiori. E parallelamente abbiamo dei gruppi che chiamiamo esordienti o preagonistica, diciamo che quelli più che hanno voglia un po' di cimentarsi anche con l'aspetto delle competizioni, hanno la possibilità di avvicinarsi a questo mondo, e poi abbiamo ovviamente anche un gruppo agonistico di rilievo. E c'è da dire che l'arrampicata è uno sport che non necessita della competizione, e quindi diciamo è un 10% dei ragazzi nostri che poi si dedicano a questa attività, perché la bellezza dell'arrampicata è che poi è una sfida con se stessi, e quindi ogni ragazzo trova la sua dimensione in base a quello che riesce a fare, insomma. Addirittura è proprio l'ultimo anno, cioè un anno fa, prima del lockdown, stavamo avviando vari progetti anche di inclusione verso ragazzi con disagi, con problematiche psicologiche oppure con qualche disabilità come non vedenti, cose del genere. Ecco, questo, grazie Nicola, effettivamente questo non lo sapevo, di questo anche sguardo all'inclusione delle disabilità e dell'accessibilità che è molto importante. E tornando appunto sul discorso dei giovani, volevo chiederti, perché ovviamente c'è da tenere quasi, insomma, c'è da tenere a mente che un conto, c'è una parte di arrampicata che si svolge in palestre come il King Rock. Poi ovviamente l'arrampicata la si svolge in palestra all'aperto. E io so che oltretutto prima ovviamente della pandemia organizzavate anche dei camp estivi per i più giovani. Ti volevo chiedere quanto è importante al di là della disciplina sportiva anche un insegnamento, diciamo, educativo verso l'ambiente, verso la montagna, per i più piccoli. Allora, l'importanza è molto alta. E noi abbiamo la fortuna che nello staff degli istruttori, diciamo, che seguono la corsistica, c'è un gruppo di una decina di guide alpine, che quindi sono professionisti che fanno attività outdoor, diciamo, costantemente. Questo ci ha permesso da subito di proporre sempre nelle attività con i ragazzi le uscite outdoor. Per tutte le età facciamo dei giochi avventura ad Avesa per i più piccoli, più crescono con l'età a vedere varie falesie. Questo qui durante tutto il periodo della primavera. Quindi i ragazzini che iniziavano a settembre o in inverno ad arrampicare indoor avevano la possibilità di provare questo sport all'aperto e accompagnandoli fuori anche imparare a conoscere l'ambiente, apprezzarlo e rispettarlo. E adesso era da 4-5 anni che facevamo costantemente dei campi in montagna, a Selva di Cadore, portavamo in giro 12-15 ragazzi a settimana, proprio per farli apprezzare e conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti. E
questo qui è un ambiente, è diciamo un valore aggiunto che abbiamo dato e vogliamo costantemente dare. Anche quando facciamo i guest estivi al King Rock c'è sempre una giornata dedicata all'arrampicato, al trekking o comunque all'aperto. Ecco, le attività all'aperto e l'attività al chiuso, dicevamo, in palestra. Ovviamente, Nicola, l'ultima domanda, non posso esimermi di fartela sul periodo storico che stiamo vivendo, perché appunto anche voi avete passato un anno molto travagliato, perché dopo la chiusura iniziale di ormai un anno fa, avete dovuto richiudere col DPCM di ottobre. Qual è la situazione attuale di King Rock? Come state cercando di tirare avanti, insomma, e quali sono le tue prospettive? Allora, sì, diciamo che dopo il lockdown della scorsa primavera, che vabbè era generalizzato in tutti i settori, avevamo ripreso piccoli passi a maggio, ma ci eravamo ben organizzati durante tutto il periodo, ma già ancora durante il lockdown, ma soprattutto dopo il periodo estivo, ci eravamo preparati proprio per la stagione, quella autunnale e invernale, dove sapevamo che avremmo avuto tante richieste e quindi ci eravamo dotati di programmi software per la gestione dei turni e di tutti i controlli nelle sale per far rispettare le prescrizioni sanitarie. Quindi in realtà noi eravamo arrivati ad ottobre con una macchina molto rodata per gestire al meglio le situazioni che c'erano, perché ogni persona per entrare a King Rock aveva e avrebbe in mano un badge, quindi i numeri sono controllati, è impossibile che entri qualcuno, diciamo, non autorizzato. Come dicevo, tutti gli ingressi erano su prenotazione, c'erano i controlli, quindi in realtà noi eravamo partiti con buone speranze. Adesso è dal 25 ottobre che siamo chiusi. E purtroppo non si sa ancora quando si riapre. Adesso pare che fino a Pasqua comunque siamo ancora chiusi. Gli unici che possono arrampicare all'interno sono gli agonisti, ma sono briciole rispetto a quello che era la frequentazione precedente. Fortunatamente la SRL società che diciamo sta dietro alla gestione e alla proprietà del King Rock è una società solida e in qualche modo stiamo in piedi, abbiamo tutto lo staff dipendenti in cassa integrazione, abbiamo mutui leasing diciamo con tutti prorogati, però sicuramente la situazione impegnativa e quando si potrà ricominciare dal punto di vista economico è una vera e propria ripartenza quasi da zero, perché comunque c'è un po' da risanare varie situazioni. Come dico, stiamo in piedi, non siamo preoccupati di quello, però sicuramente è un momento di difficoltà, insomma, e anche non sappiamo come quando è che si ripartirà. Eh certo, questo è un punto. E forse la cosa che ci dispiace di più è che proprio di quei 400-500 ragazzini che avevamo iscritti a febbraio è da un anno che non li vediamo. Cioè, dico, a parte i pochi agonisti, la maggior parte non li abbiamo più visti, quindi è così, è veramente un po' una tristezza generale in questo ambito. Eh sì, poi il fatto che non ci sia chiarezza su una possibile data di ripartenza è un punto che in tanti sottolineano, perché permetterebbe di organizzare una vera ripartenza in sicurezza. Ecco, quindi questo è un punto Esatto. che in tanti sottolineano ed è giusto sottolineare. Nicola, io ti ringrazio per la disponibilità e
niente, io ti auguro in bocca al lupo per una ripartenza e aggiungo anche che spero di a quel punto di incontrarti a King Rock. Speriamo presto, dai. Dai, va bene. Va bene. Ciao, buonasera, Ok. grazie. Ciao, 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 ciao.